presso il comunale Romoli di Bastardo, per il campionato di eccellenza Umbra, va in scena il match tra Atletico BMG e Ponte Valle Ceppi. Dirige l'incontro il signor Biancalana della sezione di Orvieto. Settimo minuto, occasione per il Ponte Valle Ceppi. Rimessa lunga verso l'area, rimpallo che favorisce Procacci, che va al tiro ma Battistelli non si fa sorprendere. Arriviamo al ventesimo, erroraccio di Cerboni, ne approfitta subito Neziri, che si invola verso la porta. Con una finta si libera di Ravanelli e poi di destro fulmina Biscarini. Atletico che si porta quindi in vantaggio, 1-0. Ventitreesimo, di nuovo Ponte Valle Ceppi. Dolcini si districa bene in area, palla su Giuliacci, destro deviato, Battistelli attento. Arriviamo quindi al quarantesimo, con il Ponte Valle Ceppi che sta ancora cercando il pari. Dopo un batti e ribatti, con un tocco sotto ci prova Giuliacci, la mette dentro, ma la difesa dell'Atletico respinge. E allora di testa arriva Ravanelli, la mette dentro anche lui, ma viene respinta ancora. E la terza volta tocca a Retini, che di destro sporco, la mette dentro, ma Ricci, la buona posizione, non riesce a imprimere forza. Il secondo tempo si muove sulla falsa riga del primo. Ponte Valle Ceppi all'arrembaggio e Atletico attento. E al sesto minuto la recupera Procacci, di testa, interrompendo l'attacco. Palla che poi viene subito lanciata in profondità verso Silvestri, che allunga la falcata. Vince il duello in velocità con Angeli sulla fascia sinistra. Di sinistro poi la mette dentro, dove trova Urbanelli, che tiene botta e poi gliela rende. Silvestri va col destro, Boninsegni la sporca e la palla finisce in angolo. Al diciottesimo vediamo l'Atletico. Sbarzella la recupera. Serve Proietti, che va subito col tocco per Paletta, che serve Maggese, ma sul più bello finisce giù, non riesce a tirare. Al ventesimo ancora Ponte Valle Ceppi, palla messa bene dentro, di testa Procacci, Battistelli dice di no. Ventiduesimo, insiste forte il Ponte Valle Ceppi, palla da destra a sinistra verso Retini, che la tiene giù, la protegge e sfida la difesa. Trova lo spazio per il tiro, va col destro, ma Battistelli la tiene lì. Terzo di recupero, Atletico che prova a chiuderla in attacco. Rimessa direttamente su Francescangeli, che è in area. A buona visione, serve bene Lucaroni, che però si divora il gol del 2-0. E arriviamo quindi al sesto di recupero, con un Atletico che arriva alla fine della partita difendendosi e attaccando, e con la palla che arriva a Paletta, il direttore di gara va con il triplice fischio finale. Il Ponte Valle Ceppi paga grandi imprecisioni, mentre l'Atletico ha beneficiato della sua tattica attendista. Ah, è stata una partita dura come ci aspettavamo, perché comunque i punti in palio anche per noi per loro erano pesanti. È chiaro che noi veniamo da un tour de force clamoroso, oggi era la settima partita in 23 giorni. Almeno a livello professionistico giocano così tanto, quindi capite da soli che era difficile. Abbiamo fatto giocare diversi giocatori che hanno giocato di meno fino ad oggi, si sono comportati benissimo, sono felice veramente per questa loro prova e credo che il merito vada veramente dato a tutti quanti, perché ormai la squadra ha una fisionomia anche quando gioca con dei giocatori che magari giocano di meno. Sono felice perché appunto la vittoria è arrivata da loro e faccio un grosso applauso a loro, allo staff tecnico che mi supporta e che ci consente di fare ormai delle cose veramente importanti. Sì, credo che sia stata una bella partita da entrambe le squadre, dove da parte nostra la prestazione credo che sia stata più che positiva. Devo fare i complimenti ai ragazzi per l'atteggiamento che hanno avuto. Siamo stati puniti forse nell'unico errore commesso nella partita e poi avanti abbiamo creato tanto e peccato che non siamo riusciti a racciuffare il pareggio, ma ci portiamo a casa sicuramente la prestazione di una squadra che è venuta a giocarsela con la consapevolezza che bisogna avere da qui alla fine del campionato.